bentrovati, sono le 17.37, siamo sempre in diretta, questo è Sport 24, un saluto da Federica Lodi e Davide Camiccioli. Buon pomeriggio, è l'appuntamento consueto con Top Young 24, Paolo Ghisoni, ciao. Ciao Paolo. Buona serata. E Maurizio Vicidi. Buonasera. Buonasera. Buonasera, responsabile dello scouting delle nazionali giovanili, una lunga esperienza, Arrigo Sacchi, eccetera, eccetera, eccetera. È il braccio di, possiamo definirti così, il braccio di Arrigo? Oltre anche un po' di mente? Beh, diciamo di sì, perché devo operare dietro le indicazioni di Arrigo. Tra pochissimo ci concentreremo, andremo ad analizzare tutte le situazioni, intanto però andiamo a vedere invece un appuntamento che vi vogliamo ricordare, quello con la presentazione di Mario Balotelli, tra poco, ormai manca veramente pochissimo, poco più di un'ora, alle 19 qui su Sky Sport 24, ci sarà proprio la presentazione di Super Mario allo stadio, come tutti i grandi rossoneri degli ultimi periodi. E poi sul sito della Juventus, a proposito di attaccanti, di nuovi arrivi, ci sono le parole di Anelka: Juve più grande di tutto, il titolo dell'intervista in esclusiva per Juventus.com. Allora lui parla in francese, poi c'è la traduzione in inglese, insomma lui che ha fatto un contratto dove prevede tanti soldi nel caso in cui insomma ottenga dei risultati e abbia continuità di giocate, insomma in bocca al lupo a questa scommessa della Juventus. A questo potrebbe già essere in campo subito, vedremo se Vucinic non sta bene, potrebbe già giocare contro il Chievo all'ora di pranzo. Però parliamo di giovani, parliamo di nazionale, ecco. Perché da un certo punto di vista è doveroso e anche interessante, perché noi arriveremo ai mondiali del 2014 in Brasile, quindi sì. Sky che cerca sempre un po' di capire cosa c'è prima di quelli che sono poi titolari adesso, cerchiamo un po' di fare un percorso che ci porterà proprio a scoprire quali possono essere i nuovi giocatori per Prandelli a disposizione. Poi c'è anche un discorso invece più prettamente giornalistico, vogliamo capire da Maurizio, ma non solo, in questi percorsi, in questi incontri che faremo, il perché. Tanto per dire, tra Italia e Spagna c'è una forbice clamorosa, ecco. Ne analizzeremo anche nel dettaglio la partita che abbiamo visto recentemente tra Italia e Spagna nel 17. C'è questa forbice clamorosa tra l'8% di giocatori che escono dal vivaio italiano che vengono portati poi in prima squadra e il 26% della Spagna. Quindi cerchiamo di fare una cosa a metà tra il giornalistico e poi soprattutto quello che può essere l'orizzonte del calcio italiano. Innanzitutto ci concentriamo, Maurizio, su quello che abbiamo visto recentemente, triangolare poi innovativo, no? Under 20, Under 21 e Under 19 a Coverciano. Queste sono le immagini della partita tra Under 21 e Under 20, con il risultato un po' a sorpresa della vittoria dell'Under 20 di Gigi Di Biagio. Personalmente ritengo che sia una cosa assolutamente stimolante il fatto che quelli che sono gli immediati rincalzi giocano e vincono, anche se in una situazione abbastanza ludica e assolutamente sperimentale. Decide un gol di Belotti, un giocatore molto interessante, scuola Albino Leffe, su un assist difedato, insomma, comunque abbiamo qualcosa di buono subito dietro un Under 21 che è a pezzi pregiati, no? Sì, la dimostrazione di questo triangolare è dovuta al fatto che da quando è entrato Arrigo Sacchi, il sottoscritto in nazionale, c'è una continuità tecnica che va dall'Under 21 all'Under 15, quindi questa è la dimostrazione che noi con Under 21, Under 20 e Under 19 abbiamo fatto un unico raduno, poi concluso con un triangolare di un tempo dove il risultato per noi non conta. E ci ha fatto piacere vedere che l'Under 20 ha messo in difficoltà l'Under 21, del resto è sempre così, i più giovani hanno più stimoli per farsi vedere dall'allenatore della categoria superiore e hanno giocato bene, hanno messo in difficoltà l'Under 21 che forse ha preso leggermente sotto gamba questa partita d'allenamento, ma è normale, è normale, perché i giocatori dell'Under 21 quest'anno per fortuna sono giocatori di Serie A, qualcuno fa anche la Champions League, c'era De Sciglio in campo. Poi la vedremo, una grafica sulla ipotetica migliore Under 21 che può andare in Israele. È normale che Belotti abbia un impegno superiore a Immobile, ma non questo per dire che Immobile non sia impegnato, perché è normale che negli allenamenti purtroppo quelli che sono di categoria superiore tendono a gestirsi un po' di più. La cosa più bella è che c'è stata sia nella 21 che nella 20 e nella 19 si riconosce finalmente una scuola, cioè cerchiamo anche noi come la Spagna ha un'altra tipologia di scuola della nostra perché ha altre caratteristiche, ha un passato diverso, però anche noi cerchiamo adesso di avere una uniformità tecnica che va dalla 15 alla 21 per poter più facilmente portare i ragazzi verso la nazionale A, che è l'obiettivo nostro finale. Anche perché mi sembra, scusa Paolo, domanda. Prego, la diversità sono col passato, io mi ricordo l'Under 21 che vinceva, quella di Maldini,
E poi c'erano i giocatori protagonisti di questo torneo che poi non giocavano in Serie A. Sì. Cioè, adesso saranno cambiati i tempi, c'è la crisi. Però vedo che negli ultimi anni chi è protagonista nell'Under 21, molti salgono in prima squadra e molti sono già pronti per giocare in Serie A, nelle squadre. Sì, nonostante non so se c'è un nesso, una casualità. Nonostante i dati che prima diceva Paolo siano tutti a favore della Spagna e non dell'Italia per quanto riguarda l'utilizzo dei giovani, in realtà questa Under 21 ha dei giocatori, non so se lo vedremo dopo, che sono stabilmente in Nazionale A o comunque sono dei giocatori che servono alla Nazionale A e che giocano in Serie A. Quindi da questo punto di vista, vuoi per la crisi economica, vuoi per un'inversione di tendenza nel lavoro nei giovani, vuoi per una sensibilità di chi sta guidando i giovani, qualche miglioramento lo stiamo ottenendo. Lo stiamo vedendo. Questa è l'ipotetica Under 21 per l'Europeo con presa di panchina, dando per scontato che il Sharawi e Destro vanno in Confederation Cup. Mi sembra non malissimo come formazione, visto che poi la Spagna va a giocarsi comunque le proprie chance a livello europeo sempre con la miglior formazione possibile. Va. Giocano tutti, questa è la prima... Allora. No, e davanti c'è un casino, perché obiettivamente sembra essere in coda tangenziale. Cioè. Allora, questo è un Under 21, la dobbiamo ricordare come strategia federale, che sarà figlia delle scelte di Prandelli per la Confederation Cup, quindi non è detto che questi giocatori sono tutti possibili LGBT. Under 21, sì, però non è detto che facciano l'Europeo Under 21, perché la Confederation Cup e la Nazionale A hanno il diritto di precedenza, sarebbe un po' come la prima squadra del Milan ha il diritto di precedenza sulla Primavera, tanto per fare... Certo. Però sinceramente sono tutti giocatori che possono far parte dell'Under 21 e soprattutto nel reparto offensivo ci sono tante altre alternative e tanti giocatori di qualità e quindi... Se l'obiettivo del settore giovanile è quello di creare dei giovani per la nazionale maggiore, da questo punto di vista noi siamo contenti. Se questi giocatori non saranno tutti così come li abbiamo visti sulla grafica, ma saranno in nazionale A, per noi sarà un doppio successo. Con la Spagna vediamo un attimino il raffronto nell'Under 17, visto che poi dopo alla fine è stato il test più indicativo sulla difformità a questi livelli di eventualmente un gap a favore loro. In realtà no, la partita l'abbiamo fatta noi e mi è parso anche Maurizio, così poi dopo ti lascio la parola, di vedere anche quello che dicevi tu, un'impostazione di gioco quasi fotocopiando quello che è il loro credo calcistico, iniziare l'azione davanti alla difesa. Una delle azioni più importanti nasce proprio in questa circostanza col cross di Pio per l'occasione di Cherry. Mi sembra che più che il risultato negativo abbia confortato voi nello staff il gioco. Allora, l'anno scorso noi abbiamo giocato contro la Spagna sempre Under 17, dopo 10 minuti 3-0 per loro, non avevamo mai visto la palla ed era stata un po' imbarazzante. Servono proprio queste scuole, queste lezioni. No? Stiamo crescendo molto. La Spagna più di noi c'è ancora il palleggio e la tecnica. Noi probabilmente stiamo migliorando nel possesso palla e nella costruzione. Dobbiamo ancora migliorare un po' nel lavoro tecnico. Però dal punto di vista del gioco siamo stati quasi alla pari. Anzi, forse sulla fase di difesa noi siamo anche un po' più ordinati, abbiamo avuto delle palle gol. La Spagna resta sempre un modello di riferimento per quanto riguarda il possesso palla. Noi, come scuola italiana, non arriveremo mai al loro possesso palla, perché anche in altri sport, uno può prendere l'hockey a rotelle, che nessuno conosce. Gli spagnoli fanno più possesso palla degli italiani nell'hockey a rotelle, dove sono dei maestri. È una cultura. Hanno una cultura. Quindi noi non dobbiamo stravolgere quella che è la nostra cultura, però non possiamo nemmeno rimanere legati al passato e fare un calcio solo di ripartenza di contropiede. Ecco l'evoluzione che stiamo cercando di portare. Direi che è una grande rivoluzione. Io volevo fare una domanda che non c'entra niente con quello che ci siamo detti adesso. Volevo capire una cosa, no? Sì. Perché ha fatto clamore, magari è una domanda scomoda, se non mi vuoi rispondere la capisco. Roberto Baggio, no? Che dice no, non mi hanno fatto lavorare, io ho fatto questo faldone di tante pagine, queste. Io mi aspettavo da Roberto Baggio, poi non so com'è andata, che più che un faldone si mettesse i pantaloncini e sul campo, cioè io che sono un ragazzino dico cosa mi aspetta Roberto Baggio, non la teoria, che si metta lì con me e che mi dica guarda il pallone è qua, siamo al limite dell'area, lo devi colpire in questo modo per mandarlo là. Dipende da chi ti consiglia però. Allora, non lo so, questa è una mia domanda, mi assumo la responsabilità. Io non so com'è andata. Ma glielo spiego con due parole. Cioè, non voglio far polemica. Glielo spiego con due parole senza polemiche, perché quando si dice la verità non sono polemiche. Anche Roberto Baggio si aspettava di fare quello che dice lei, però non
non è il ruolo del presidente del settore tecnico. Quindi la cosa importante è capire quale ruolo si va a rivestire. Il presidente del settore tecnico, il presidente del settore giovanile scolastico, il presidente del Club Italia Demetrio Albertini o i coordinatori hanno tutti una funzione. Okay. Quando queste funzioni saranno poi capaci di interagire tra di loro, avremo il sistema Italia, soprattutto calcio giovanile, che funziona. Giustamente, se lei dice, se hai citato questa carica, la carica è quella. La carica è quella, diversa da quella di scendere in campo. Mi ha spiegato. La palisse. Io volevo capire, non era una follia. Vabbè, giusto, insomma, dai, senso, abbiamo se dicono... fatto chiarezza anche su questa situazione, mi sembra doveroso. Perfetto, perfetto. Abbiamo un ospite. Abbiamo un ospite, telefono, però. Ma va? Sì, chi ci disturba? Chi ci importuna? Noi abbiamo disturbato lui, secondo me, però... No, l'avevo chiamato prima per avvisarlo. Demetrio Albertini, buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti! Stiamo cercando di parlare seriamente di calcio, Demetrio. Abbiamo fatto vedere anche un po' di immagini di Italia Under 17 contro la Spagna. Insomma, ci diceva Maurizio che il gap si sta assottigliando. Insomma, tu hai giocato da entrambe le parti e credo che effettivamente siano confortanti questi segnali. Abbiamo citato anche dei numeri un po' così poco favorevoli all'Italia dal punto di vista dell'approdo in prima squadra di tanti giocatori. La curiosità è anche, Maurizio, che poi questa è una cosa che ti giro, e poi l'Italia punta molto su queste percentuali sui portieri, però vedendo i tanti attaccanti a disposizione dell'Under 21 alla fine sono solo il 16% di questa massa che poi alla fine dal vivaio arrivano in prima squadra. Quindi Demetrio, tu eri un centrocampista, sei nel 18%, quindi sei diciamo nella media. Sono nella media, anche se i tempi sono cambiati, quindi da una parte avevi sicuramente qualche chance in più per giocare direttamente in prima squadra. Oggi si predilige avere magari non solo il talento ma i giocatori si formano facendoli giocare, e alla fine in Italia, quelli che approdano in Italia nelle grandi squadre arrivano a 25 anni, mentre in Spagna o in Germania o in Inghilterra cominciano a giocare nella massima divisione anche molto prima. Domande? Solo io devo essere curioso. Avevo un'altra domanda, prima prego tu, un'altra domanda a livello politico. Eccolo lì. Parliamo di calcio. Lasciamole per la fine queste. Andrei avanti, certo. sul discorso, poi sull'altra programmazione. Mi dice Maurizio, puntate molto sulla fase di scouting. Abbiamo un po' messo insieme, chiaramente su vostra indicazione, quelli che sono al momento i giocatori top per quanto riguarda le varie annate, dai 98 ai 94. C'è questo 98, Mastur del Milan, se ne parla in maniera clamorosa, esatto. Ha fatto il suo esordio in nazionale, un giocatore sicuramente con tantissimi numeri, forse ancora un po' troppo innamorato del pallone, ma mi dicevi tu che effettivamente può essere una dote da limare. Sì. Poi andiamo giù dai 97, dove c'è Bonazzoli dell'Inter, che è un altro giocatore di grandissima prospettiva, 96 Cerri, 95 Romagnoli e 94 Roberto Insigne, che è il fratellino di fratellino, mica troppo, perché poi alla fine sì. Come struttura sono questi cinque prospetti che state tenendo un po' d'occhio, ma beh, insieme ad altri. Noi... No, va pure Demetrio, il mio presidente. Parlo più per esperienza personale vissuta sul campo. Credo che in questa fascia di età conti moltissimo quanto uno migliori di quanto uno sia bravo. Io ricordo, ero sicuramente nelle giovanili tra i più bravi, però non ero il più bravo. E poi dopo ho avuto la fortuna di esordire a 17 anni. Quindi conta moltissimo quanto in fase di crescita i giocatori e i ragazzi si applicano per migliorare. Questi sono sicuramente giocatori talentuosi, poi e questi sono riconosciuti da tutti. Poi dopo, per arrivare a essere dei giocatori, bisogna aiutarli a crescere e soprattutto dargli la fiducia e le responsabilità di giocare magari nelle prime squadre e anche magari rubando anche qualche tappa. Fai la domanda, dai Davide, sei lì che ti devi togliere studente, fai questa domanda. No, io devo due domande. La prima riguarda, visto che state facendo davvero un lavoro straordinario, no? E ne abbiamo elencato fino a questo momento, io volevo capire se la federazione può intervenire in maniera importante, quello che non è riuscito il CONI e il mondo della politica, ovvero portare lo sport
nelle scuole, perché mi ricordo un intervento dell'ex ministro Gelmini con insieme all'ex presidente del CONI, il quale dicevano in maniera entusiastica: adesso cambieremo radicalmente l'approccio nella scuola dei giovani, entreremo nelle scuole, e poi rimangono sporadiche iniziative a livello personale. Ecco, perché in Italia questa cultura dello sport, che non è soltanto il calcio, ma proprio la cultura dello sport, ma mi riferisco a lei che è giovane, brillante e ricopre un ruolo importante in federazione, non riesce a far entrare nell'ora di ginnastica, che poi è l'ora che magari di ricreazione, di copiare i compiti, in maniera così importante e radicale, la cultura sportiva? Allora, premesso che il buon lavoro che può fare la federazione nazionale, dai coordinatori agli allenatori, deve essere sicuramente in sinergia con le società, con i settori giovanili delle società, e quindi si cerca veramente di interagire il più possibile con loro, perché è la cosa che dà cuore a tutti, dalle società che sono loro i giocatori alle nazionali, sono veramente la crescita di questi ragazzi. E questo quindi per dire che la federazione e le nazionali vanno in sinergia con i vari club. Per quanto riguarda quello che io ho partecipato, sono stato relatore anche in Unione Europea per lo sviluppo europeo dello sport l'anno scorso, e devo dire che noi siamo un po' indietro confronto gli altri paesi. Ci sono dei paesi dove sono obbligatori a scuola almeno un'ora di educazione fisica al giorno, di sport al giorno. Ci sono, come in Spagna, PIL determinato dallo sport è al 3,5%, da noi non arriva quasi al 2%. La possibilità di investimenti nello sport sono determinati dalle regioni e non da una sede centrale come magari può essere quello dello sport, perché ricordiamo che ci sono stati per ben due mandati politici i ministri dello sport, però conta molto di più essere un ministro dello sport con portafoglio invece che non senza. Diciamo che lo sport, anche l'Unione Europea ha capito, è trasversale, perché si può attraverso lo sport risparmiare sugli aspetti sociali. Pronto? Sì, stiamo ascoltando. Su varie voci: l'aspetto sociale, la salute, la possibilità anche adesso nello sport. Una volta lo sport si diceva che era solo per giovani, oggi lo sport è perché sono qualsiasi fascia di età, dagli anziani, dai neonati, in vasca. Ti interrompo un attimo, andiamo sul pratico, a me interessa questo, c'è anche sì. Maurizio, sta famosa riforma sulle seconde squadre, a che punto siamo? Perché obiettivamente la primavera e il gap con la prima squadra sta diventando la sempre più... La riforma sulle squadre B, insomma, ripristinare il vecchio allora, campionato De Martino, insomma. No, l'abbiamo detto prima. Ci sono due cose, bisogna interagire con i club. Io credo che oggi le società e i club di Serie A hanno affrontato al loro interno, quindi la Lega, la possibilità di poter richiedere alla federazione le seconde squadre, le cosiddette seconde squadre. Formalmente questo non è ancora arrivato, perché il Presidente Abete già da un anno ha istituito una commissione per parlare delle partecipazioni delle seconde squadre della vecchia De Martino, e oggi non si è ancora fatta nessuna riunione in questi termini. Io credo che noi dobbiamo guardare quello che succede all'estero, poi io sono il primo, sono il coautore delle seconde squadre, l'ho detto subito, sono stato il primo, e credo che bisogna prendere le cose che ci sono di buono negli altri campionati. Questo è uno di quelli che l'Italia deve fare il salto di qualità per avere le seconde squadre. Va bene, non mi ha risposto, però fa niente. Io volevo una data, vabbè, Demetrio. No, la data, se fosse per me, sarebbe il prossimo domani. Campionato. No, il prossimo campionato, quindi se fosse per me direi il prossimo campionato. Perfetto. Non sono solo io. Lo so. Demetrio, grazie. Grazie. Prego, buonasera a tutti. Grazie, sono grazie Demetrio. A Demetrio Albertini, grazie. Speriamo che poi per diventare presidente uno non debba avere oltre 60 anni. Ma Demetrio è un bel esempio di giocatore giovane dirigente. Che è entrato a fare il dirigente
non perché è il nostro dirigente, ma credo che Demetrio abbia grandi meriti nel Club Italia, insieme al presidente Abete, perché dal 2010, dopo che non è andato bene il Mondiale, dalla gestione di Prandelli della Nazionale A, e si è visto con l'Europeo, alle nazionali giovanili, ma non tanto per i risultati quanto per la capacità che forse abbiamo avuto di scendere in campo e di collaborare con le società e dare più importanza ai giovani. Chiudiamo solo con una cosa, visto che parla di nazionali, Prandelli, il codice etico, che c'è anche per quanto riguarda naturalmente le nazionali giovanili, mi sembra che sia stato già applicato, non citiamo i nomi per antipatia o cose di questo genere, però insomma i casi che si sono verificati o che si sono sfiorati in nazionale ci sono stati anche a livello nazionale under, e mi sembra che Demetrio, Prandelli, tutte le figure diciamo che hanno una certa disciplina come filosofia di vita lo abbiano sempre fatto rispettare. Anche no? Arrigo Sacchi da questo punto di vista non è secondo Arrigo, a nessuno. Ma siamo all'integralismo lì. Ma il codice etico è una cosa secondo me normale, tutte le società l'hanno. Dopo dipende che forza hai di applicarlo, perché molti hanno il codice, poi la partita è difficile e fanno giocare lo stesso giocatore e lì perdono la credibilità. Noi abbiamo tenuto linea e siamo stati coerenti con quello che abbiamo detto e quello che diciamo tutte le volte quando i ragazzi vengono in nazionale. In sostanza, se uno si comporta male o nel proprio club o in nazionale, non gioca né da una parte né da quell'altra. Quindi quando a noi arrivano delle segnalazioni che dei giocatori non si comportano bene nel proprio club o se qualche giocatore con noi non si è comportato bene, anche a scuola, no? Anche a scuola, assolutamente, fa una pausa di riflessione ai box. Con questo non vuol dire che non torna più in nazionale, però sta un po' ai box a riflettere. Bene, Maurizio poteva fare il consulente di Zeman alla Roma. Maurizio, è stato un piacere. Grazie. Il tempo anche è volato, ma tornerai a trovarci, perché è davvero appassionante come ogni venerdì, caro Paolo. Grazie a Maurizio Viscidi, grazie. Grazie Paolo. Grazie Paolo. Grazie Paolo. C'è una notizia dell'ultima ora che riguarda il tennis, dunque fai attenzione. Abbiamo vinto il primo match? No, contrario. L'abbiamo perso, però ha sfiorato l'impresa Lorenzi, 3-2 contro Cilic. Ho capito, erano al quinto, lo so, era sfavorito. 3-2 per Cilic al quinto. Ci fermiamo adesso per qualche istante, ma restate qui perché torniamo tra poco con una nuova edizione.